il carismatico è innamorato, il carismatico è appassionato. E quando uno è appassionato e innamorato non ha tempo libero, il tempo libero lo concentra sulla sua passione. Chi è appassionato di musica lavora e poi fa le 3 di mattina a suonare. Chi è appassionato di progettazione lavora e poi fa le 3 di mattina a progettare. Chi è appassionato di decoupage lavora e poi chi è appassionato di cucina. Ognuno mi fermo. Dobbiamo assolutamente renderci conto che questo concetto di tempo libero va ristrutturato. Ristrutturato per il carismatico, per chi vuole sviluppare il carisma, per la carismatica. TL non sono più tempo libero. TL è la formula magica della crescita del carisma, che è T più L. Tempo più lavoro. Che sono due caratteristiche fondamentali. Tu il carisma non lo sviluppi solo col tempo. L'anzianità non è carisma. Non lo sviluppi neanche solo col lavoro, con l'impegno, con l'attività, perché ci vuole lavoro nel tempo. Nessuno di noi viene premiato perché fa bene una stagione, perché fa bene un periodo. La vita ti paga se tu nel tempo vieni. E ho la forza di dirlo 24 anni dopo. Hanno fatto un programma televisivo che si chiama Meteore. E io nel network, sapete quante Meteore ho visto? Quanta gente che doveva spaccare tutto e invece si sono spaccati loro. Tempo più lavoro. Lavoro nel tempo. Tempo più lavoro. Mi verrebbe da dire sottotitolo P più A. Pazienza più attività. Il carismatico sa bene che c'è un organo da sviluppare. Quando mi chiedono Gianluca, per far bene nel network, cosa ci vuole? Ci vuole testa? Ci vuole culo? Ci vogliono gambe? Ci vuole occhio? Ci vuole fiuto? E io dopo 24 anni ho la forza di dirvi che se c'è un organo che si è sviluppato, è il fegato. Ci vuole pazienza. Non inerzia, pazienza. Cioè, quella virtù, si dice la pazienza, la virtù di forti. Perché se tu ti lasci andare le emozioni, a quello lì te resti nella testata. Al tuo collaboratore che l'hai tirato su, l'hai fatto crescere, veramente gli hai insegnato tutto e poi dopo lui fa il fenomeno. Pazienza, pazienza. A quello che ti dice di sì, poi sparisce, non ti dice, pazienza, pazienza. Veramente il tempo è galantuomo. Il tempo è galantuomo. Pazienza e attività, non solo pazienza. Pazienza e attività, non solo tempo, tempo e lavoro. Quando gli americani studiano come diventare bravi, tirano fuori 80,000 hours, 80,000 ore, e non possiamo partire dal presupposto che noi possiamo diventare bravi, efficienti, performanti in un anno, in 2 anni, 3. Neanche io vi farei una promessa che non è vera, ve l'ho detto, ci vogliono 2 anni per costruire, 5 anni per avere qualcosa di solito, ma perché sono, è il periodo che serve per diventare bravi. Lavorando, eh? Io ho fatto 50,000 telefonate, 15,000 appuntamenti. 15,2. Li ho fatti, non è teoria, li ho fatti davvero. E quando qualcuno dice cazzo Gianluca, cazzo sei bravo, no, non sono bravo, sono allenato. Li ho fatti. E si chiama il carisma di chi si fa il culo. Quando tu ti impegni, allora è ovvio che diventi credibile, forte. Quarto! Non scorciatoie. Il carismatico non le vuole le scorciatoie. Non scorciatoie.